Ciao, benvenuto sul mio canale. Io sono Irene, infermiera in ambito pediatrico, consulente per allattamento e baby wearing, ma soprattutto sono una mamma. Ciao e bentornati sul mio canale. Allora, oggi video, tra virgolette tutorial, andiamo a vedere come si eseguono i lavaggi nasali. Dato che oggi Gaia è un pochino intasata, approfitto della sua situazione e della nostra normalità in cui facciamo i lavaggi nasali per mostrarvi esattamente come si fanno. Avremo bisogno semplicemente di una siringa da 5 ml, dell'acqua fisiologica e qualcosina per asciugare il nasino, quindi un fazzoletto, una garzina, un asciugamano, quello che desiderate. Bando alle ciance, vi lascio al tutorial. Ecco, quello di cui avremo bisogno è della soluzione fisiologica e una siringa, in questo caso da 5 ml, e poi ho delle garzine o anche banalmente un fazzolettino. È importante che la manovra venga fatta sul fianco, quindi non la pancia in su, prima un fianco e poi l'altro. Gaia dovrebbe prestarsi abbastanza. Vado ad aspirare circa 3 ml che andrò a somministrare per narice, quindi 3 ml prima a sinistra e poi 3 ml a destra. Ovviamente il lavaggio viene fatto senza ago, direi che è sottointeso, ma meglio ripetere. Andiamo a mettere distesa la nostra bimba, in questo caso lei sa bene che cosa andiamo a fare, quindi dopo un po' potrebbero anche non essere felicissimi, speriamo sia abbastanza collaborativa. Vado a girare sul fianco la mia bambina, prima il bacino, poi la parte del tronco e del collo. Ok, quindi mantenendo la testa sul fianco vado ad appoggiare la siringa all'interno della narice e poi piano piano andrò a somministrare l'acqua. C'è tutta la parte dell'editing. Ecco, mantengo la testa, appoggio. Posso farlo in due tranche, se la bambina, che in questo caso è grande, si vuole muovere, la faccio muovere. Riprendo la bambina e facciamo l'ultimo ml che ci manca, quindi appoggio, narice superiore, somministro, lascio muovere la bimba, qua riprendo i miei 3 ml in soluzione fisiologica e adesso andrò a fare l'altra narice. Ecco qua, giriamo dall'altra parte, anzi asciughiamo, che nel frattempo ha avuto effetto, ha cominciato a uscire un po' di muco misto fisiologica. Ok, adesso giriamo di nuovo, ecco qua, sempre sul fianco, siringa, narice superiore, ecco qua, brava amore, vediamo come va, bravissima. Ok, prendiamo ancora il nostro fazzoletto e asciughiamo bene.